in questo numero di Salute Magazine. Beta-talassemia, una nuova molecola, riduce la necessità di sangue. Le malattie croniche dell'intestino non hanno età. Al via la revisione del codice deontologico dei medici. Cambia la vita dei pazienti con beta-talassemia trasfusione dipendente, malattia genetica del sangue che causa una grave anemia e che colpisce oltre 5.000 persone in Italia. La loro esistenza è condizionata dai frequenti accessi ai centri specialistici ogni 2-3 settimane per soddisfare il fabbisogno trasfusionale. La disponibilità di una nuova molecola, da dicembre 2021 rimborsata anche in Italia, può consentire di allungare gli intervalli tra le varie sedute o di diminuire le unità di sangue da trasfondere. Il commento di Roberto Lisi, responsabile unità operativa dipartimentale talassemia ARNAS Garibaldi di Catania. La talassemia major è una malattia ereditaria che determina la precoce distruzione dei globuli rossi che trasportano l'ossigeno e quindi sono assolutamente necessari per la nostra sopravvivenza. La terapia ad oggi è una terapia basata sulla trasfusione di sangue ogni 15-21 giorni. La vita è quindi segnata da numerosi accessi ospedalieri sia per la trasfusione di sangue sia per combattere, prevenire o curare le comorbidità, cioè le malattie che si associano alla talassemia, che sono dovute a sovraccarico di ferro che è di origine trasfusionale con cardiopatia, epatopatia e danno del sistema endocrino ad esempio. Abbiamo a disposizione dei farmaci chelanti, cioè farmaci che levano il ferro, ma anche questi non sono scevri da eventuali effetti collaterali nel breve e nel lungo periodo. Oggi si affaccia una nuova terapia. Da pochi mesi è infatti utilizzabile in Italia il luspatercept, che è una proteina di fusione che va a determinare la maturazione dei globuli rossi nell'ultima fase del loro ciclo e vengono immessi dal midollo osseo nel circolo sanguigno. Questo determina un aumento del valore dell'emoglobina con riduzione attesa fino al 30% della necessità trasfusionale. Noi poniamo molta attenzione e molta fiducia nei riguardi di questa molecola. Non funzionerà su tutti, come non tutte le terapie funzionano su tutti. La terapia per la persona non è soltanto per la malattia, ma certamente è uno stimolo importante sia per i medici che per i pazienti. Quello che vediamo e vedremo certamente sarà in buona parte di essi un aumento del valore dell'emoglobina, una riduzione del carico trasfusionale, di conseguenza un minore carico di ferro, un minore utilizzo di farmaci chelanti e ci aspettiamo un minore valore di ferritina, cioè di deposito di ferro nell'organismo che è la causa di tutte le comorbidità, cioè delle malattie che si associano alla beta-talassemia. Un futuro che dobbiamo ancora scrivere, stiamo già scrivendo un presente con la prescrizione e con l'utilizzo del farmaco, nel lungo periodo su un grande numero di pazienti vedremo quella che è la cosiddetta real life, cioè nell'utilizzo reale in pazienti che sono pazienti comuni con presentazioni le più varie, qual è sarà il risultato e l'efficacia del farmaco stesso. In ogni caso è già una grande speranza, un messaggio di ottimismo. L'invecchiamento della popolazione, le conseguenti problematiche di salute, l'aumento esponenziale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino rendono sempre più importante il bilanciamento tra risorse disponibili e bisogni inespressi dei pazienti. Se ne è parlato a Palermo nel convegno organizzato da Amici Onlus in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino. Il convegno ha avuto la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riconoscimento attribuito a iniziative ritenute di particolare interesse culturale, scientifico e sociale. Tra i temi affrontati, l'epidemiologia nelle varie fasi della vita, i vaccini, le reti assistenziali, la chirurgia come opportunità e non come ultima spiaggia, l'alimentazione. Dal convegno è emerso che se si vuole mantenere il principio universalistico di assistenza sanitaria è necessario operare delle scelte di pianificazione sulla base del concetto di valore per la società e utilizzare anche le opportunità offerte dalla digitalizzazione in sanità. Abbiamo progettato un futuro fatto di strumenti nuovi, fatto di dinamiche particolarmente nuove, per il quale occorre anche essere preparati, occorre anche studiare, e questo improvvisamente si è trovato ad essere il mondo in cui tutto il mondo si è confrontato in tempo zero, perché quando poi abbiamo avuto l'impossibilità di vederci, di incontrarci,
quello che è stata la tecnologia, il digitale, tutto le nuove modalità che abbiamo conosciuto sono diventate assolutamente necessarie, direi fondamentali per proseguire una vita sociale almeno un minimo sindacale accettabile. Ha preso il via nei giorni scorsi a Roma, nella sede nazionale della Fronceo, il processo di revisione del codice deontologico dei medici e degli odontoiatri, deliberato nello scorso mese di dicembre dal Consiglio nazionale della Federazione. Un board di esperti, formato da eminenti giuristi, docenti universitari di discipline mediche e scientifiche e rappresentanti degli ordini professionali dei medici e degli odontoiatri, partendo dalle istanze e dalle indicazioni emerse nelle diverse occasioni di consultazione e confronto a livello territoriale, ha avviato l'esame dei principi e dei regolamenti che sovrintendono oggi all'esercizio della professione medica per verificarne l'adeguatezza alla luce dei profondi mutamenti in atto sul piano culturale, sociale e tecnologico. Ad aprire il confronto il presidente della Fronceo, Filippo Anelli, che ha ricordato il lavoro svolto in questa direzione dagli stati generali della professione medica già prima della pandemia e ha sottolineato l'importanza delle analisi condotte da Ivan Cavicchi e da Pier Antonio Muzzetto, coordinatore della consulta deontologica, nella prospettiva di un indispensabile aggiornamento del codice etico dei medici italiani. Da tutti gli interventi è emersa la convinzione di dover procedere verso una nuova stesura del testo che definisca i contorni etici di una professione chiamata a misurarsi con le sfide dell'innovazione tecnologica e digitale, dell'intelligenza artificiale e di una diversa considerazione del rapporto tra salute e ambiente. Temi che, ha annunciato Anelli, saranno approfonditi nelle successive riunioni del board in vista di un importante convegno nazionale da tenersi nel prossimo autunno. Con l'insediamento del board si avvia un altro, come dire, percorso che ci porterà a un convegno in autunno che consentirà a tutti i presidenti di poter riflettere su una serie di sollecitazioni ma anche di soluzioni che buona parte dei presenti qui nel board porranno all'attenzione di tutti. Si tratta, come dire, di un percorso che tiene dentro un po' quelli che sono gli stimoli che la società civile oggi pone al medico, a partire dalla rivoluzione digitale con l'intelligenza artificiale, quindi gli algoritmi, la robotica, come cambia il rapporto col medico, ma anche il rapporto con i diritti, un codice che oggi previsto dalla legge 3 si pone all'interno della nostra società come un punto di riferimento, perché il medico è colui che garantisce una serie di diritti previsti dalla nostra carta costituzionale, poi il rapporto con l'ambiente, la comunicazione, il cambio del cosiddetto paradigma, passare dal trattare una malattia a trattare il paziente. Ecco, ci sono personalità della nostra società che vogliono darci una mano, ecco, che vogliono riflettere con noi. Credo che sia una grande sfida che la professione deve oggi accettare.